una settimana a pensare a Dybala e non alla partita, una settimana a pensare a quello che doveva arrivare sul mercato, a quello che dovevamo fare, a quello che potevamo fare, a chi potevamo comprare, a chi di là, chi di qua, tutto tranne che la partita con l'Empoli, perché abbiamo fatto l'ennesima figura di merda della storia della Roma. Complimenti, complimenti a tutti, e non ci stanno pali, traverse, portiere, miracoli, rigori non dati. Uno schifo totale, uno schifo totale. A due all'ora, tanti fischi, giusti, 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 e dobbiamo stare muti. Muti e basta. Prenderci le prese in giro, gli sfottò, il De Rossi Ball, Dybala, è di qua, tutto, perché questa sera abbiamo fatto semplicemente cagare. Semplicemente cagare, fischia alla fine del primo tempo, fischia alla fine della partita, è dovuto entrare Shomurodov. È dovuto entrare Shomurodov per darci un po' di carica. Vi rendete conto? Non giocava una partita con noi dal novembre del 2022, aveva fatto due prestiti, uno Spezia e uno al Cagliari, doveva andare via, è dovuto entrare Shomurodov per darci la carica. Shomurodov, inesistenti, mezzi passaggi, preventive non fatte, difesa che ballava. Jasi lo marco io. Io qua a casa ho detto, volevo marcarmi Jasi, che tra l'altro mi sta pure molto antipatico da tempi molto 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 remoti. E ci facciamo prendere in giro pure dall'Empoli, che al 46esimo del secondo tempo ha iniziato a perdere tempo. Cioè, una cosa scandalosa, uno schifo, vi dovete vergognare e dovete pensare a giocare a calcio, perché siete profumatamente pagati, siete adeguatamente allenati, spero, e non potete. Una settimana intera a Roma si parlava solo di Dybala, Dybala resta, Dybala di qua, Dybala di là, Dybala di là, nessuno pensava a partire con l'Empoli. Perché? Perché dovevamo fare il sold out, fare i 7 gol come l'anno scorso e vincere la prima partita in campionato. E invece no. Non solo non hai pareggiato, hai pure perso, e perso male perché ti hanno preso in giro, hanno perso tempo e tu sì, sei stato pericoloso, hai preso tre pali, quello che ti pare, ma poca roba. Poca roba da tutti, poca roba Dobic, poca roba Sulè che tanto vuole fare ma poco ha fatto e ne parleremo. Dybala che sì, ha fatto qualche cosa. Però poi alla fine penso che anche lui abbia risentito della pesantezza della settimana e delle aspettative che c'erano su questa partita. E poi ragazzi, cioè io non ce la faccio più a vedere Cristante e Zaleski in campo. Cioè io il 25 agosto del 2024, dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo tutto quello che abbiamo sopportato, non ce la faccio a vedere ancora in campo. Cioè Zaleski entra in campo che c'ha sempre paura, paura di sbagliare, paura di non riuscire a giocare, paura di non riuscire a fare il cross, di non riuscire a fare il contrasto, paura, ripeto, è dovuto entrare Shomurodov. Shomurodov che ha fatto gol, ha rischiato la doppietta e ha anche rifinito una palla perfetta e poi Dobic lì col tacco mi viene da piangere. Cioè, la Roma questa sera ha giocato 8 minuti, i primi 8 minuti, 3 verticalizzazioni, qualche spavento all'Empoli, poi è sparita dal campo. Cioè, sembrava che la Roma stava perdendo 3-0, che doveva andare all'arrembaggio per vincere questa partita 6, 7, 8, 10-0. E questa è una cosa che non capisco e non concepisco. E poi vogliamo parlare dell'azione del rigore? Cioè, fallo per la Roma, Mancini la dà a Paredes sulla tre quarti nostra, Paredes si dimentica il pallone. Rincorre Esposito e lo trancia perché deve arrivare a 2000 all'ora. Abbiamo visto il Paredes, quello vecchio stampo, cioè quello che non riesce a fermarsi davanti a nulla. Arriva, sbodobom e prende tutto quello che deve prendere. Poi si mette la maglia sopra la testa e io è questo che non sopporto. Si mette la maglia sopra la testa come per dire: mamma mia, che cazzata che ho fatto. Colombo segna 2-0 e poi ripeto, deve entrare Shomurodov per darci un minimo di brillantezza e di voglia che non ci credeva nemmeno lui quando aveva fatto gol. Cioè, hanno inquadrato Shomurodov a centrocampo con le mani in testa che dice: oddio, ma ho segnato veramente. Cioè, ma così ci siamo ridotti? Così? Non lo so. E l'Empoli ha fatto la sua partita perché ha fatto quello che doveva fare, perché che può fare l'Empoli? Quello. E ha fatto il massimo perché il primo tempo meritatamente in vantaggio.
E prima, cioè, Jasi lo marco io. Io stavo vedendo la partita e dico: mo entro in campo e marco Jasi. Cioè, due, tre volte sul secondo palo, ancora, 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 a denotare ancora il fatto che le grandi stanno indietro di condizioni, con la squadra non fatta, con la gente che deve uscire per il mercato, vari Abraham, Smalling, e quindi impossono entrare in campo. E che ne so io? Che ne so io? Tutto tranne il campo. Cioè, la Roma ha fatto solamente qualcosa di istintivo perché è più forte dell'Empoli. E quindi alla fine poteva pure pareggiarla. Ma una figura di merda subito, che vale quanto quella dell'anno scorso contro il Verona la seconda giornata, il 2-2 con la Salernitana in casa, che ha fatto 4 punti, una vittoria in 177 partite l'anno scorso. E quest'anno saremo una delle poche squadre che concede punti all'Empoli, che ha fatto 0-0 la settimana scorsa a Monza su quel campo di patate del Castellani, e questa sera è venuta a sviolinare calcio e ci poteva fare tanti gol, perché la Roma è stata inguardabile dal punto di vista difensivo, inguardabile dal punto di vista dell'atteggiamento, inguardabile nei singoli e tutto. Sulè, voglio dirlo subito perché. Se no poi, allora, Sule è un grandissimo giocatore con grandissime potenzialità. Mi piace anche il fatto che provi sempre la giocata. Ma stasera ci ha rallentato 15, 16, 17, 18, 19, 147 volte. Perché ripunta, 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 non ha mai scaricato dietro, ripunta, ripunta, e ha perso un sacco di palloni. Io capisco la connessione del trio argentino, Paredes, Dybala, Sule, che se vogliono fare sti triangoli a 180 metri. Ci stanno anche gli altri. Dobbik lo voglio salvare perché? Perché fino a che gli è arrivato è stato pericoloso. Dopodiché, dall'ottavo minuto all'86esimo, quando ci ha avuto quella mezza occasione, il pallone non gli è mai arrivato. Noi abbiamo una punta centrale che tiene palla, che attacca la profondità, che stacca di testa e tira in porta, e non lo serviamo mai. Cioè, praticamente incalcolabile la prestazione di Dobbik, perché ha giocato 8 più 3, 11 minuti su 90 più recupero. E io al 24 di agosto, 25 d'agosto, devo ancora vedere Zaleski, Cristante in campo, cioè senza voglia, senza voglia, senza voglia. Paredes non è ancora in condizione perché è tornato una settimana fa, non gioca. Cristante non si muove, non riesce a fare uno scambio, non riesce a inserirsi, non riesce a fare. Non gioca. Fate giocare quelli della primavera, che almeno hanno il sangue agli occhi. Fate giocare Shomurodov, che ti ripeto, non ci credeva nemmeno lui che aveva vinto, che aveva segnato. Stava con le mani sulla faccia, che non lo so, diceva: oddio, da che doveva partire subito il primo giorno di mercato. Si ritrova all'Olimpico a segnare un grande gol, tra l'altro rischia di fare la doppietta. Ma la Roma è inesistente, inesistente, l'inesistenza più totale, cioè uno schifo di partita così. Meno male che non mi sono rovinato la domenica sera, perché oggi sono stato a casa tranquillo. Ma meno male, perché mi rovinate pure la domenica sera di un giorno di riposo. Cioè, è incomprensibile quello che ho visto. E sono curioso di sentire quello che dice De Rossi: la gente sotto la sud a scusarsi, scusate per la figura di merda che abbiamo fatto, e noi dobbiamo stare in attesa di qualcosa che forse potrebbe accadere. E non va bene così. Perché va bene attaccare, va bene essere propositivi. Non puoi giocare col 4-3-3 con Dybala. Non giocare con il cazzo di 4-3-3. Pellegrini, mettilo in panchina, perché intanto è inutile. Passeggia. Pellegrini passeggia. A un certo punto, cioè, Lefè fa una verticalizzazione intelligentissima. Pellegrini guardava la escort che aveva stalkerato l'anno scorso. Non so che guardava, e poi fa pure così a Lefè. Cioè, io veramente non. 73% di possesso palla, 26 tiri, di nulla, di nulla, di nulla più totale, di nulla cosmico più totale, più totale, più totale. Non so che dice, mi cascano proprio le braccia, e non vi dico che altro mi casca, perché sennò veramente stasera mi chiudono il canale. Cioè, abbiamo perso in casa con l'Empoli alla seconda giornata di campionato. Con l'Empoli, ma dove vogliamo andare se perdiamo con l'Empoli in casa alla seconda giornata di campionato? E mi devo vedere Fassini e Jasi, MVP della serata, che ridono, se la straridono. Abbiamo vinto a Roma all'Olimpio, caro. Contro una squadra de Bari abbiamo perso. Perché siamo una squadra de Bari altrettanto, se siamo questi. Io non penso che siamo questi, e mi arrabbio per quello, perché io non ci posso credere che perdiamo una partita del genere. Anche perché, ragazzi belli, il 1º settembre c'è Juventus-Roma. Così non andiamo da nessuna parte, eh? Riniziamo come l'anno scorso. Vabbè, ma se avevamo fatto i punti con l'Empoli, quindi l'anno scorso col Verona con la Salernitana, allora forse qualcosa potevamo fare. No, no, no. Che t'analizzi? Posso dire una cosa? Baldanzi e Shomurodov titolari allo Stadium contro la Juve. Questo posso dire.
Non ci stanno pali, il portiere avversario sta lì per parare e quindi ha parato. Le traverse e i pali fanno parte del gioco del calcio. Tu con l'Empoli non ti puoi ridurre gli ultimi 10 minuti a dove gli fa 3 gol. E non ce la posso fare, non ce la posso fare, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Vabbè, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo schifo, perché veramente vorrei sapere voi che cosa ne pensate. Nell'altra partita che purtroppo non ho visto e non commenterò perché ho troppo rispetto dei tifosi del Bologna, il Napoli asfalta il Bologna 3-0. Andrò a rivedere i gol e poi magari ne parleremo in un altro video. Sono proprio distrutto, cioè distrutto nell'animo, non si può iniziare così, cioè veramente, guarda. Io un pochino ci speravo quest'anno, ma evidentemente non si può, non ci si può fare, non ci si può fare. Non si può, non si può così. E niente, abbiamo perso con l'Empoli in casa, alla seconda giornata di campionato. Sì, è proprio così. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina, condividete il video, sempre Forza Roma per quel che vale. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Abbiamo perso con l'Empoli. Ci ha segnato Jasi e ha fatto gol Shomurodov. Shomurodov.